Non Bentornati nel mio canale O benvenuti Nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio Della nostra Disney Legacy Challenge Quindi siamo tornati in casa No ragazzi, io chiedo scusa per la voce Però, eh, purtroppo L'influenza mi ha colpita di nuovo Allora, dunque mh, Iniziamo così con questa espressione sempre gioiosa sul volto di Tiana, che meraviglia tesoro eh. Basta mangiare, vedere la tv, vai a scuola. Muoviti tesoro se non arrivi tardissimo. E ci penso io qua cara, guarda non ti preoccupare che tua madre è già una giornatina che non ti dico, guardate che bella ragazzi, è sempre stupenda, la adoro. È bellissima, non vedo l'ora di iniziare la terza generazione in modo ufficiale. Allora, dunque fermi. Ho appena saputo questo concerto, ma quale, quale concerto? Che, vabbè, lasciamo stare. Sta con un piede nella fossa, quasi questa poveretta. Allora, dunque, studia sodo, mi raccomando. E il nostro Sai, va al lavoro anche lui. Bravo, sai, vai. Oh, mi raccomando, eh. Mettici l'impegno, che qua c'è un, un pargolo in arrivo, eccola qua, sì, la nostra futura mamma. Che va in bagno e si concede un bagno con la schiuma, ragazzi. Perché lei si deve rilassare, ovvio che si deve rilassare. Allora, cara, io mi alzerei perché altrimenti, qua prevedo la fine. Quindi, eh, poi pulisci la lettiera. E iniziamo, ecco aiutati Ana con i compiti, non c'è bisogno tesoro. Flirtare con tuo marito perché no. Oh, poi appendere il bucato sarà l'obiettivo del giorno praticamente perché c'è uno schifo in questa casa, ragazzi, che regna a dir poco sovrano. Canta poi sotto la doccia, fate sta cantata perché direi che è il minimo. E anche tu tesoro, buongiorno. La nostra, ragazzi, Genoveffa. Ecco, vedete gli abiti. È un po' seccata, non, non lo nego ragazzi, non lo nego perché lei avrebbe tanto, ma proprio tanto, voluto chiedere mh, ad Ilaria di trasferirsi. Cioè, per carità, lei è felicissima dell'arrivo di un bimbo, del fatto che diventerà zia e tutto quello che volete. Però, vorrebbe anche lei, no? Iniziare la sua vita. Visto, cioè, visto, Voi direte vabbè allora scusami mh, mh, vai via di casa Inizia la tua vita Però la nostra sa che entrambi i genitori anziani Vuole cercare comunque di trascorrere con loro il più tempo possibile Ecco diciamo così Quindi tesoro eh lo so E quindi c'è questo muso un po' a lungo Cioè agli occhi suoi Anastasia è quella che ha sempre tutto quello che vuole Mentre invece lei No Ragazzi, ora è vero che Genoveffa è più, come posso dire eh, Morbida rispetto ad Anastasia Però eh, Non è che sia proprio uno stinco di santo pure lei Quindi eh, un po' di invidia fra sorelle c'è sempre Sali di livello in carisma Uh, inizia un dipinto giocoso Non ci vedo però che ti dai all'arte tesoro Oh, la malizia invece sì. Si perfida con cucciola, ma perché con cucciola che neanche sta qua? Ecco, sei molto giocosa. Io, dopo una sistemata allo specchio, mi darei anche una calmata. Quindi, secondo me, discuti dei sapori del cibo. Ma sbaglio, questo pasto non è proprio il massimo? Non lo so, non mi sembra granché. Forse doveva aggiungere un po' più di zucchero, non credi? Zucchero, sta dicendo lei? Ma stai scherzando, vero? Vuoi che ci venga il diabete? Eh? Da quando sei incinta per te la vita è un videogioco? Eh? Ma stai scherzando, spero? Piuttosto pensa alla bella giornata di sole che c'è, mangia più verdure, ascoltami. Oh, con queste verdure ti prego, già sai che rompe le scatole. Non voglio scoppiare una guerra con queste verdure. Lei dice, vabbè, fa un po' come te pare. Vai in bagno, cara. E fai una doccia. Eh, la tesoro. Oh, fai una cosa, prendi una bella porzione Perché ti vedo affamata Tu lascia, lascia il piatto Che è perché sei molto giocosa Che ti viene voglia di sparecchiare, non per altro. Allora, mettiamo anche questi qui E cerca di calmarti Dopodiché uh, Che volevi fare, scusa Datti una sistemata, giusto Datti una sistemata Perché non sia mai che non sei perfetta e lei, madonna mia, sta casa è monnezzaio, eh, lo so tesoro, non hai proprio tutti i torti. Caro, vieni qui, guarda, eh, fai un pasto veloce, prenditi, non lo so, è mezzogiorno, prenditi un tramezzino al prosciutto e formaggio, non so cosa dirti. E dobbiamo lavorare sul carisma, tanto lui va al lavoro fra quattro giorni, e sulla mixologia, quindi bisogna darsi da fare. E una volta che ti prendi il tramezzino, però, mettiti qua. Guarda che ne so. I notiziari, ecco. Vai, vai. Perché tu puoi quando non lavori rilassarti. Lei invece, ragazzi, no. No. Lei ha smesso di lavorare? Ma non è che sta... che si riposa. La nostra lavora perennemente. Vieni qui a vedere i notiziari con tuo padre. Guarda, guarda il canale attuale. Perché secondo me lei si lamenterà un po'. Si sfogherà col padre. Gli dirà, papà, scusa, ma io non trovo giusto però che Anastasia abbia sempre la meglio. Ok? Vorrei anch'io chiedere a Dilaria di trasferirsi, ma non è giusto. Ora arriverà suo figlio, no? E io non potrò avere ciò che desidero. Il padre, ovviamente, è sconvolto perché, ragazzi, cioè, ma come? Quella è tua sorella. Nascerà tuo nipote. Dovresti... Non dovresti parlare così. Lei lo sapevo che non avresti capito. Si sente anche un po' in imbarazzo. Guardate, lui con che sguardo severo la sta guardando. Non ha proprio torti, tuo padre, tesoro. Eh, così ragazzi, mentre la nostra un po' si lamenta col padre, c'è chi avrebbe tutto il diritto di lamentarsi. Invece, poveraccia, non si lamenta mai. Molla qua, tesoro, perché devi anche lavare questo. Quindi, lava nella tinozza, mi raccomando. Ed è la nostra Ella, ovviamente. Questo tesoro guarda ti facilito la vita Lo levo io Mentre lei eh, come dire no si tiene sempre pronta per qualche audizione Guardate quanto è carina con questo pancino E ragazzi siamo uh, Dov'è dov'è ecco Fra 16 ore entriamo nel terzo trimestre Io volevo attendere la nascita del pargolo in questo episodio Con la speranza di potermi muovere e andare ehm, in un'altra casa Snow nel prossimo. Vediamo quanto ci vuole. Perché la nostra ragazzi, fra sei giorni passa d'età, deve lavorare un po' sul controllo emotivo. Tutto il resto è a palla. La risoluzione dei conflitti, vabbè. Quella è l'ultimo dei nostri problemi, cara. Mh, hai panni sparsi ovunque. Questa casa è un porcile. Bene, vediamo un po' invece te. Tu, vabbè, stai messo bene. 17 giorni, tu. 20 giorni Perché vabbè ragazzi Poi è rimasta incinta oh, Riprenditi un altro po' E la nostra invece Eccola qua Cioè chi si riposa Chi si esercita Chi guarda la tv Eccetera eccetera Mentre lei poveretta Deve sempre faticare Voglio dire Inizia ad avere un'età No? Senza preoccupazioni Beata te che sei senza preoccupazioni al posto tu ne avrai mille eh, dovresti anche conseguire il livello 10 di genitorialità. Ma la vedo ormai quasi impossibile. Bisogna sfruttare il più possibile Tiana. Eh, entrare in modalità di completa e fare in modo che con figli abbia tre. Oh, questo si può fare. Però, bisogna lavorare su queste due perché, ragazzi, si merita una gioia, sta poveraccia. E abbiamo un po' di premi. Io volevo cercare di renderle la vita un po' più semplice, ragazzi. Perché, poveretta. Allora, autosufficiente, cos'è? Mm, no Albero del denaro Vabbè ma non ne avete bisogno però per esempio raramente assonnata A meno bisogno di dormire forse sì forse sì o più una viscica d'acciaio Perché vista l'età Prendiamole una viscica d'acciaio ragazzi va Senza vergogna Vabbè No, no, non voglio avere le bollette ridotte, ragazze, nei servizi gratuiti perché lei è tanto maestra di griglie e cucine, ma sì, perché no, se lo merita. E poi no, direi che il resto ce lo teniamo. Anzi, forse... Fatemi vedere una cosa. L'unica cosa forse, ecco, le prenderei questi, perché lei, ragazzi, sta spesso fuori per no? ecco, per uh, pulire, poveretta. E quindi io le lascerei, ecco così. Diamole un po' di vantaggio a sta poraccia. Allora, come va? Senti, ma ce la canti una canzone? Ash, now, my love. Vai. Oh progetto scolastico. Un otto. Mamma mia, tesoro. Vai di corsa proprio a lavarti. Perché direi che ne hai bisogno. Anzi, fatti un bagno. Che è qua. Sì, fai un bagno con la schiuma, così ti ripigli. E anche tu. Basta ascoltare il lamentare di tua figlia. Sbrigati ad andare in bagno, perché poi qua. Uh, lei dovrà venire anche a pulire, mentre, ragazzi, c'è qualcuno che ha avuto un incarico importante perché vi ricordo: Ecco, sono rimasti questi. Non li hai visti, tesoro. Vabbè, vi ricordo che um, la nostra Anastasia è, deve sposarsi, no? E c'è chi ha ricevuto un incarico importante per queste nozze. Voi direte: Non lo so, Tiana farà la damigella d'onore? Oppure. Non lo so, magari ella potrà organizzare il catering. No, ragazzi, c'è la nostra Genoveffa che deve venire qui ed esercitarsi. Perché sarà lei l'intrattenitrice alle nozze della sorella, ragazzi, eh! Avete visto? Sostituisci l'acqua, tesoro. Ma hai cantato? Scusa, ce lo siamo perso. Vai, scusaci, vai. Mazza. Brava, tesoro. Complimenti. Ma figuriamoci se lei, ragazzi, non si esibisce al suo matrimonio. Cioè secondo voi è una che non si esibisce, figuriamoci. Tu vuoi pescare, però caro mio devi lavorare sul carisma e sulla mixologia, quindi non peschi proprio una ceppa. Vieni anzi qua. E secondo me ti eserciti nei discorsi. Tu tesoro... Oh, guarda, puoi rilassarti. No, non è vero, non puoi rilassarti. Puoi venire qua a pulire. Ti stavo quasi per prendere per i fondelli Vai ad asciugare, va Senti, ma una domanda piuttosto No, eh, smena di pulizia e niente, vabbè Lo dicevo per te più che altro Allora, dunque Tiana, tesoro, quando hai fatto Vieni qua E guardi mm, Il canale culinario Per riprenderti un po' Tu, di corsa in bagno, servirebbe a lei la vescica d'acciaio, ragazzi, in questo periodo? Ovviamente, ragazzi, il matrimonio avverrà dopo il parto, perché la nostra, figuriamoci, vuole, no? Presentarsi al meglio. Uh, promozione, pro promosso da artista affamato. Tre settimane in più all'ora per un totale di 26 all'ora. Ha anche ricevuto 4,64 studi della forma umana. Il nostro, quindi, tornerà a casa tutto contento... Eccola lì, fai fichi fichi, vabbè, come no, quello dopo... E verrà di corsa a comunicare... Beh, contento proprio no, è un po' teso, però... Secondo me, ragazzi, è teso più che altro perché... Sa perfettamente... Che non riceverà parole di affetto... Da quella che dovrebbe diventare sua moglie... Cioè, uno si aspetta che ottiene una promozione, no? Torna a casa... E la moglie è felice Ma stiamo parlando di Anastasia ragazzi Ah oh, già so che ora che Le dirò della mia promozione come minimo la snobberà Eh fai bene Quindi lei viene qui Invita a sentire il neonato Uh sei tornato Guarda c'è tuo figlio che scalcia come un pazzo Vuoi sentire eh? Veramente, guarda, non ce la faccio più. Non vedo l'ora che esca fuori da quella pancia, tesoro, è la tua di pancia, non quella. E lui è molto teso. Ah, senti, dovremmo trasferirci. Se tu non perdessi il tuo tempo a bere cappuccini con artisti sfigati, ti prego, non iniziare, ok? Ma dai, ti prego, non sei stanco di mangiare tre mezzine di formaggio grigliato, dovresti aspirare all'eccellenza. E lui, io aspiro all'eccellenza, tesoro, basta. Ti prego, non essere il solito discorotto. Non mi vado a divertire, capisci? Eh? Sì, vabbè, ok, come no. E lui le dirà: guarda, io. Per me questa vita, guarda, è un'immondizia, te lo dico proprio sinceramente. Anastasia, ti prego, sto facendo del mio meglio. Ho anche ottenuto una promozione, capisci? Sto cercando di darmi da fare il più possibile, ma tu non vuoi proprio ascoltare e dire che sei una donna di mondo? Sì, capirai una promozione nel tuo settore, che significa che invece di dipingere per strada dipingerai con un tetto sopra la testa. Mamma mia, tesoro sei sempre molto incoraggiante. E, e vabbè, basta, guarda. Io fra un'ora vado a lavorare perché io ce l'ho un lavoro vero? Quindi per favore mangio qualcosa e vado, che ve lo dico a fare, ragazzi! Che ve lo dico a fare? Quindi lui viene da qui e mm, farà zapping. Non sposarti, tesoro. Dai retta a tua sorella. Ma tu non sei sposata? Va bene, allora non rimanere incinta. Fai un po' come ti pare. Vabbè, abbiamo okay, capito. Vai, vai, stai calma. Tu vai al lavoro. E la nostra, che è già molto a disagio di suo, detto fra noi, vieni qua e si fa un pisolo. Come va, caro? Dai, che puoi farcela. Uh, lavora sodo. Lo stai già facendo. Perfetto. Allora cara dovresti pagare le bollette perché qua arrivano mazzate ragazzi, ecco paga le bollette e poi prendi la posta. Lui ragazzi neanche le parla perché non si parlano, perché lei trova assurdo questa passione di sai, cioè... Hai la passione della pittura, va bene, ok. Dipingi nel tuo tempo libero, ma fai qualcosa di più renumerativo per vivere. E lui si sente tradito, vedete? Una pugnalata alla schiena, eh, lo so tesoro. È Anastasia, del resto, eh. Lei vorrà sfogarsi con sua madre perché... Sua madre capisce. Crede lei. Mentre sua madre invece viene qua... Perché comunque qua dal canale attuale ha sentito la litigata e cerca di parlare con Sai. Secondo me fa un complimento, ma immaginiamo sia per la promozione. Non dare retta a mia figlia, i soldi non sono tutto nella vita e i tramezzini al formaggio grigliato sono buonissimi. Quindi non preoccuparti, non esistono solo pranzi o cene di lusso. Anzi, sei un artista e puoi esprimere la tua arte alla luce del sole. Io ne sono fiera, dovresti esserlo anche tu. Lo so, lo sono, però. vivere con lei ella non è semplice. Capisci? E lei lo so, guarda, capisco, anche solo dormirci nel letto. È faticoso perché ogni, ogni volta ha qualcosa da dire. Lo so, guarda, mia figlia mi lascia come una statua da quando è nata. Non so proprio da chi abbia preso. Con lei è una guerra ogni cosa. Però ti prego, porta pazienza, eh, lo so. Mi fa diventare furente ma l'amo. La Già, è l'amore che conta, non solo i Simoleon. E poi una volta che sarà nato il bambino potrete lasciarmelo e fare un bel viaggetto. Beh sì, avevo pensato a un'opzione del genere, però davvero diventerebbe una guerra anche quello, perché chi la trascina fuori dal set adesso? Oh, lo so, tesoro, ci sono molte nuvole all'orizzonte, ma non preoccuparti. Io cercherò sempre di farle dare una calmata. Eh vabbè. Un rifugio per animali locale ha invitato Genoveff a fare la presentatrice per una raccolta di fondi, ma lei ha dimenticato di prepararsi, ecco. Ma perché? Deve essere internet ricerca di barzellette sugli animali o improvvisare sperando in bene? Allora, visto che hanno un rifugio sugli animali, io le barzellette le eviterei, quindi prova a improvvisare, sei un artista. Ecco, calo del rendimento, non è vero, non improvvisare mai. Sembra una gallina starlazzante a volte. <ride> Beh, sì, in effetti è vero. Eh, bene, Ella, mi, mi fa piacere che tu la pensi così. Caro, come va? Dai, quanto sei qua? 78% Su su puoi farcela Cara qua Vieni prendi gli avanzi Mangia qualcosa Tesoro No butta il cibo avariato No quello ci penso io Cosa c'è qua di avariato Allora guarda fai una cosa C'è questo Vai a mangiare questo Al resto ci penso io Perché ella ora sta dispensando consigli Non può essere disturbata ragazzi Non può allora, dunque, il progetto perché no? Anche se, ragazzi, la responsabilità è palla. Noi dovremmo lavorare sul controllo emotivo. Quindi io me lo venderei. Sto coniglio, ragazzi, è una cosa, qualcosa di obbrobrioso proprio. Non si può guardare, ve lo dico sinceramente. Oh, fermi. Ma, vogliamo. No, non era un piatto, c'è qualcosa qua che fa schifio. Sarà questo, ecco qua la strapazzata Tesoro. Sai che puoi guardarla però la TV? Guarda il canale attuale. Vabbè, ai, ti sei lamentato abbastanza, caro. Vai un po' a lavorare. Ne approfitta, ragazzi. Ora che non c'è, ovviamente, Anastasia. Mentre lei vieni qui. E serve la cena E proprio del formaggio grigliato Quindi oltre al danno pure la beffa Allora, come va? Eh lo so, per te sto posto è un, un porcile E sotto certi punti di vista lo è Però non fare così Sei molto a disagio Quindi ne approfitterei Per scrivere nel diario eh, Vai, scrivi Poi devi anche fare i compiti Quindi datti una mossa tesoro Audizione superata! Bel lavoro, Anastasia. La parte del vuoto, mostro Wolf. è tua. Oh mio dio. Ci siamo accorti che te la cavi molto bene quando il costume ti nasconde il viso. Ma non le potete dire una cosa del genere. Effettueremo altre audizioni per i costumi con maschera integrale. Santa pera. Quando capirà, ragazzi? Perché secondo me mica ha capito. Inizia mercoledì alle 9. Sviluppa la tua abilità di forma fisica. Non iniziato la, la tua abilità di carisma. Il carisma, ragazzi. Che ci vuole? Che ci vuole? Ecco Lo schifo Vieni qua tesoro Esercitati va Nel frattempo che tua madre finisce di preparare La cena Pensavo in realtà ragazzi a questo punto Di assistere al parto Nel prossimo episodio Perché in realtà Volevo in questo Ciao. Sì ecco Uh, mi, mi piaceva di più a questo punto concentrarmi sul, uh, sulle problematiche fra Sai e, e Anastasia, sul fatto che Anastasia sente il bisogno di confidarsi ovviamente con la suocera. Tutte queste cose qua. Quindi, non appena hai finito, caro, prendi una porzione. Tesoro, tu uh, qua c'è lo schifo, pulisci la lettiera. Dopodiché. Secondo me, no, qui no. Tesoro devi fare anche i compiti. Come siamo messi a controllo emotivo? Mi Se sei scrittosa l'abbiamo capito. Datti una mossa, però. Scrivi nel diario un altro po'. E speriamo che non crolli, insomma. Oh, eh ragazzi, la vita non è facile, eh. Non ha proprio un carattere semplice. Quindi lei verrà qui e parlerà dei sogni. Perché secondo me cerca ancora un po', ragazzi, di. Cioè, diciamocelo. Non è proprio il sogno di una madre che la figlia resti magari sola con un figlio da crescere. O una figlia da crescere. Ora, lei sa che sai, non è il tipo, però, i timori di una madre, ragazzi, sono sempre i timori di una madre. Anche perché, come avete notato anche voi l'altra volta eh, nello scorso episodio, ella l'ha presa un po' mm, meno bene. Ecco, di Alexander. Oh, bravo caro! Livello 7 raggiunto. Vai a mangiare... Ma scusate, no, fermi tutti, perché il Vlad vive qua davanti ormai. Ma che è sta storia, Vlad? Ma, va, ma vai a quel pero, Vlad. Allora, tu prendi una porzione, caro. E anche tu, tesoro, obiettivamente, prendi una porzione. Cara, ehm, Diamoci una mossa. Capisci? I vostri sogni non sono gli stessi, però devi essere positivo e tener duro. Oh, ecco. E lui è, ma ci vuole una pazienza! Lo so, guarda, le figlie a volte sembra un robot, ma in realtà non è così. <ride> Tesoro, stai parlando di verdure nel tuo diario e ti viene da ridere. Mi fa tanto piacere. E lui, secondo me, invece parla con lei, eh, esprime ammirazione perché. Uh, è felice del fatto che abbia accettato di uh -huh. vedi, sei veramente buona tesoro hai accettato di suonare il matrimonio di tua sorella e lei, guarda che lo faccio per nella speranza che qualcuno mi noti ecco appunto, viva la bontà ma dai tesoro sarai sicuramente sulla bocca di tutti sei un'artista bravissima eh sì, senti fai, vai a farti un pisolo, anzi vai proprio a dormire i compiti li fai quando ti svegli e lei dovrà parlare con Anastasia, eh, perché non fa semplicemente, non si raccomanda solo con sai. Sa che deve parlare anche con sua figlia. Perché a lei poi il problema, diciamocelo. Guarda, devo parlarti perché ti giuro che vorrei chiamare la polizia. Tesoro, cosa succede? sai non vuole capire, guarda, a volte mi sembra come uno stupido pipistrello, un dinosauro, non vuole stare al passo coi tempi, lui e quei quadri assurdi, eh? Un tesoro, ti prego, devi capire che nella vita non conta soltanto mangiare in posti di lusso, anche tramezine al formaggio grigliato vanno bene, capisci? È una sua passione, dovresti essere felice che non vivrà giorni di pioggia nel dover svolgere un lavoro che non ama. Cerca di capire quanto è importante, è come se qualcuno ti chiedesse di rinunciare alla tua carriera di artista, capisci? Tua madre lo sa quanto è difficile. Lei ti prego, già mi viene da vomitare. Se mi fai questi discorsi, poi vai a riposarti, tesoro, dormici sopra. Vedrai che domani vedrai tutto in modo diverso, capisci? Non è una monnezzata quanto sembra. Per me, sì, lo è, mamma. E immaginavo che non avresti potuto capire, eh, lì. Lei, ovviamente, ragazzi. Chiederà dei progetti futuri, ma perché tesoro? Il futuro è imprevedibile, devi apprezzare quello che hai. Mamma, io vorrei andare a vivere in una. in una zona di lusso, capisci? Avere un letto comodissimo. Ti prego non farmi sentire queste sciocchezze, non ti ho educata così. Appunto, mamma, perché tu hai dovuto fare molte rinunce che io non voglio farne. Cerca di capirmi, tu sei stata una madre straordinaria, ma io non voglio che mio figlio cresca con la solita musica, voglio di più. Ok? Non mi sento un lama per questo? Eh, tesoro, non per questo, magari per altre cose sì. E così, ragazzi, non c'è niente da fare. Anastasia è proprio irremovibile e non vuole sentire ragioni, ma. Ella se l'aspettava. Non è proprio una personcina facile. Però, dai, rilassati con tuo marito. Mamma mia, ragazzi, qua è tutto uno schifo. Cioè, non si fa in tempo. Io le do una mano a sta poveraccia, però. E eh, obiettivamente, sta casa è un porcile. Figuriamoci, Tiana, da vivere in una condizione del genere. Altro che stress. Dobbiamo parlare di Anastasia. Ti prego, tesoro. Possiamo uh, ricavare del tempo un po' per noi due, eh? Ritagliamoci un po' di tempo, per favore. Per sì, però, guarda, mi preoccupa quella ragazza. Eh, adesso, <ride> Beh, in effetti, ha ragione. Uh, è sempre stato un pensiero. Voglio dire, non è una novità. Come dare torto ad Alexander, ragazzi. E direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist. Ho eh, la programmazione, ragazzi, ovviamente aggiornata. Perché ci sono alcune serie che sono andate in pausa, quindi ovviamente aggiornata. E. Ma che è? Che c'è? La mente dell'attività faticosa? o oh no, tesoro. Per carità, vattene a dormire. Sì, abbiamo capito, dormi. Quindi, fighi fighi, non è stato neanche niente di che, perfetto, però dai, conta l'amore e l'affetto. Quindi, ragazzi, mi raccomando, andate nei canali dei miei amici youtuber perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Eh, sono bravi, simpatici e campanelline attive perché solo in questo modo potrete sempre rimanere aggiornati circa i contenuti che pubblichiamo nei nostri canali. Abbiamo visto, ragazzi, che la vita non è proprio semplice in casa snow. Ma quando mai lo è stata del resto, voglio dire. Questa entra nel terzo trimestre, ecco. Andiamo velocemente avanti, perché sta per entrare nel. No! No! Non dovevo mandare velocemente avanti! No! Lucifero ha raggiunto la fine delle sue vite e ora andrà a stare in un posto migliore. No, patato! Ma povero Anastasia, tesoro. Lascia fare, non è il caso. Eh. Oh mio Dio, tesoro, no, non guardare. Povero Lucifero, eh. Neanche una lacrima, tesoro. Che è? Sei amica del tristo, già un mal di schiena pazzesco. Ora ci mancava anche solo il tristo. Eh, lo so, tesoro. Lo so. Guardate, non versa una lacrima. Oh Anastasia, dai un po'. Oh, una reazione normale e umana ogni tanto. Meno male. Eh, ragazzi, quindi ora è pure molto triste, una tragedia. Che vi devo dire? L'episodio si conclude malissimo. Io volevo mandare avanti veloce per farvi vedere. Ecco, che la nostra era entrata nel terzo trimestre, quindi nel prossimo episodio finalmente assisteremo al parto. Io, ragazzi, vi ringrazio anticipatamente per tutti i nomi che mi avete suggerito. Sono tutti bellissimi e vi ringrazio veramente di cuore. Eh, e niente, concludiamo così: la solita sfiga! Perciò, ragazzi, che dire, io vi rimando al prossimo episodio. Una sfiga tremenda. Speriamo che visto che il prossimo episodio coincide col Natale, ragazzi, eh, sia come dire, no? Un pochino più gioioso. Questi mi staranno in lutto, altro che gioie. Vabbè. Ragazzi, un abbraccio forte a tutti voi. Sul Soul Simmers. E non.